Settimo capitolo, ragazzi. Loro vengono con noi. Partiamo subito violentemente qui, eh. Adesso siamo in quattro a combattere. C'è anche Elena, che comunque abbiamo già assaporato essere abbastanza valida in Uncharted 1. Ovviamente poi sarà clona portante dei personaggi secondari di questa serie. Bel colpo. Come poter mettere in dubbio lei? Ho fatto un po' di pratica. Ho capito. Serve. Aiutatemi con la porta. Il genio. A tre, uno. Hulk. Tre. Fatto. Grazie. Prega. Magnifico. A nuoto? No. Farete a passare oltre. C'è una scala di là. Allora. Attraversassimo a nuoto? La corrente è troppo forte, non ce la faremo mai. Ho un'idea, forse questa? Sì, sì. Bello, perché se mi tuffo tipo muoio istantaneamente, mi mandano tutti a fanculo. Vieni, ti spingo su. Chissà perché Chloe e non Elena. Aiutami, grazie. Come l'ha lanciato preciso? Ma Chloe mica cazzi, eh? Mica cazzi, Chloe Fraser. Freezer, come cazzo volete chiamare? Ok, ancora casse. Vaffanculo, però. Che stronzo. Non è che... Inutile. Però lì ci devo arrivare. Ho capito. Non ho capito. Scherzo. E nonostante tutto non è servita un cazzo. Ok. Ok. Porta. Spara il serbatoio di propano. Ah! La pistola, però. Più figo. Bene, ci porterà a metà strada. Tutto questo per? Per un cazzo. Che vuol dire ci porterà a metà strada? Sto cercando di capire. Non è che devo far fuori anche quella macchina lì? Ok. Ho capito. Non c'ho più serbatoi, però. Ce n'ho. Ah, si sono rigenerati, grazie. Coglione. Però andiamo. Geniale, eh? Si sa mai. E vabbè, ok. Provo anche. Com'era?
Com'è che si lanciava? Lì. Però non è servito a niente, quindi tipo ho sprecato 5 minuti della mia vita per un cazzo. Ok, benissimo. Però buttare la macchina lì è stato geniale, eh? Cioè non ci sei mai arrivato. Giuro, non ci sei mai arrivato. Oh, munizioni, aspetta. Buono. Qui? Ok. Però, e adesso? Forse ho l'idea io. Forse potrebbe essere questa l'idea? Oh yes, baby. Chiedo scusa per aver spiegato così tanto tempo, però dovevo capire. La torretta e siamo senza munizioni. Ci siamo con una pistola di merda e basta. Ottimo. Al riparo. Godo. Dobbiamo farlo fuori. E vabbè. Aspetta, c'ho l'idea. Prenderli di lato significa fare così. Esattamente. Oppa. Ciao. Breve e circonciso. Ma come non c'ho bombe? Non c'ho bombe. Non c'ho granate. Godo. Ciao. AK munizioni. Adesso, con te da parte del manico, ce l'ho io. E ciao. Distrutti. Ok, via libera ora. Ok, immagino ci sia andare qua dentro. Invece no. Chi se l'aspettava? C'è il tubo. Il tubo è sempre la soluzione. Visto qualcosa lassù? Andiamo, di qua. Dobbiamo raggiungere il tempio, quindi insomma un po' di strada c'è. Partenti della resistenza. Poveracci, tutti morti. Appunto. Muoviamoci, dobbiamo sbrigarci. Meno male non sono morto, andiamo avanti. Vi dirò, questi ultimi 2-3 capitoli sono anche abbastanza semplici rispetto a ciò che abbiamo incontrato. Non necessariamente in Uncharted 1, ma dopo nei capitoli prima. Dal primo al 4, praticamente. Bene. Al 5. Oh. Eccolo, già arrivati siamo. Non è che spunta qualcuno? Questo è un campo troppo perfetto per battagliare. È troppo perfetto, raga. Magari c'è qualcosa. Chi lo sa. Eccoli, i canti orientali. Mancavano? Un pochino. Facciamo un pochino. Allora che ne dici?
ci hai condotti alla porta. Immagino non sia per caso che siamo finiti in questo posto. No, non esattamente. Sei uno stronzo. E poi tu dovresti saperlo, no? Cosa stai cercando? Vedi quel simbolo lassù? È noto come pietra centamani. Nate? È un enorme zaffiro grezzo. Vale milioni. Quindi, per farla breve, tu sei in competizione con uno psicopatico criminale di guerra per una gemma mitologica. Messa così, sembra una cosa piuttosto stupida. Grazie tante, Jeff. E dovrebbe trovarsi in questo tempio. No. La pietra non è proprio qui. Ehi, guardate là. No? No, è a Shambhala. Shambhala? Nate. Sì, sai, Shangri-La. Nate, posso dirti una cosa, tesoro? Ripensandoci, forse è meglio continuare questa conversazione di... Sì. Buona idea. Andiamo. Non si apre? Si apre. Chiudi la porta. Ma sera la proprio, eh? Bene, qui siamo al sicuro. C'è qualcosa che non torna, Nate. Lazarevic non può volere i soldi. A lui non servono. Qualcosa ti sfugge. Forza, non abbiamo molto tempo. Voi restate qui. Ok, non muovetevi, d'accordo? Torniamo subito. Le ultime parole famose. Famous last words. Ce ne sono altri. Il segreto della città, ragazzi. No, non stanno insieme. Se quella è la preoccupazione, non stanno insieme.